territorio di Civiglio, in particolare questa porzione soggetta alla frana, è costituito da un deposito glaciale, ovvero un deposito deposto dal ghiacciaio durante una fase di glaciazione. In particolare si tratta di un till di ablazione, ovvero del materiale che si trova al di sopra del ghiacciaio, dopodiché il ghiacciaio sostanzialmente è fuso e il materiale è stato deposto sul versante al di sopra della roccia che era presente in posto. Quest'area è classificata in classificabilità 4, ovvero la classe più elevata nel senso di più restrittiva, e in particolare classificata appunto come zona area infrana attiva. La roccia presente qui a Civiglio è una roccia calcareo-marnosa, ovvero vuol dire composta sia da una frazione di carbonato di calcio che da una frazione terrigena. In particolare si tratta di calcare di Moltrasio, che affiora in buona parte del triangolo lariano. La parete ricoperta di reti, che si può vedere alle mie spalle, è stata quella soggetta al primo evento, quello di giugno, e dopo questo evento è stata messa in sicurezza tramite la posa di reti in aderenza, che sono reti in acciaio che servono appunto, tramite l'infissione con chiodi all'interno del deposito, servono a mantenere la parete stabile, evitare che del materiale si stacchi e possa rotolare verso valle. I pilastri che si vedono adesso fungeranno a supporto per una gettata su cui poi verrà posato il manto stradale. La carreggiata risulterà leggermente più larga. Per quanto riguarda lo smaltimento delle acque piovane, che possono essere una causa principale per lo sviluppo di dissesti, di frane, sono stati previsti dei drenaggi all'interno della parte inferiore del versante che provvederanno in maniera più efficiente e più veloce a smaltire, a portare verso valle l'acqua in occasione di eventi meteorici. Un dato di fatto è che prevenire un fenomeno di questo tipo attraverso le sistemazioni di versante è molto meno oneroso anche dal punto di vista economico rispetto a sistemare il versante dopo che il movimento è già avvenuto. Quello che sicuramente può essere un punto importante all'interno della prevenzione, soprattutto per le persone che non sono tecniche, non si intendono di geologia, di ingegneria, è quello di conoscere il territorio in cui si vive, ad esempio facendosi delle domande banali, come per dire: io vivo a Civiglio, ma quali sono i rischi idrogeologici a cui un territorio come Civiglio è soggetto? Chiaramente questi saranno diversi da un abitante di Civiglio a una persona che magari abita in Piazza Cavour, abita nel mezzo della Pianura Padano, abita al centro delle Alpi. Però secondo me è importante mettersi a guardare il posto in cui si vive, il territorio in cui si vive, e cercare di saperne un po' di più, di approfondire un po' la conoscenza della geologia e delle scienze della Terra.